Uno, due, tre. Qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi odorata ginestra. Sono Paolo Calderani, questa è una mostra che è intitolata Innesti e snodi per la Fondazione Multima di Milano. Il fulcro centrale di questa mostra è questo oggetto, questo grande oggetto. Qui vedete, qui c'è la testata, testa di guerra, di un missile antimissile americano della classe Nike. Mother burned alive. But if for your stopping the bombing you were to lose the possibility of destroying the enemy's attacks or revolution, then we tell you, bombers, 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 bombers. Un missile che ha fatto parte del sistema di difesa NATO fino a circa gli anni 80. Ho acquistato Nike come rottame di alluminio poco prima che arrivasse al calor bianco la crisi Israele-Iran sull'uso del nucleare iraniano, quando Shimon Peres dichiarava pubblicamente sui giornali che l'opzione militare era diventata inevitabile. La risposta iraniana era riconquisteremo Gerusalemme. Cioè il mio acquisto lo anticipa in un certo modo, ma in questo anticipo si sentiva il rumore già della guerra possibile e imminente. Poi la guerra fortunatamente non c'è stata, ma si è aperta una voragine che porta all'orlo su cui stiamo vivendo qui e ora. Il missile conservava tutta la struttura interna dei giroscopi, impianti elettrici, tutta la tecnologia, che è una tecnologia estremamente sofisticata, un organismo che l'uomo comune non è assolutamente abituato a vedere. Questa apertura, questa della pancia, credo che possa permettere di poter pensare anche ai costi e al lavoro di qualità straordinariamente alta per uno scopo di nientificazione. I'm John Wayne. Is there any better or equal hope in the world, Lincoln asked, than the ultimate justice of the people? We Americans believe there is not. The stonework of our national life is made of this belief. We believe in many things, but this belief that man is a responsible being bears out our own unique stamp as a nation. Il ricondizionamento avviene con la costruzione di un carro mobile, per cui sono a 8 ruote, no? Inclinabile. La questione dell'inclinabilità è una costante del mio lavoro di ricerca sul piano, che è un lavoro poi di ricerca sulla scultura. Il missile è in un certo modo vestito. C'è una fase in cui è stato ricondizionato e una fase in cui viene vestito, viene allestito con rami, travi di legno, di altri materiali e poi immagini, testi, fotografie, disegni, una sorta di accumulo di conoscenza che risponde ad un voler presentare una complessità. Non si tratta di un'opera
finita, conclusa, che possa essere definita, ma è un'opera in un movimento continuo, e in questo senso la macchina potrebbe diventare una sorta di macchina per manifestazioni. Questo foglio è il testo della ginestra o il fiore del deserto di Leopardi. Perché la ginestra o il fiore del deserto? Beh, io sono stato attratto dalla straordinaria attualità di questo testo, che è, secondo me, un testo politico, nonostante quanto dicano gli illustri commentatori puristi. Parla di natura matrigna, parla di necessità dell'unione degli uomini, non va pensato come una sorta di ricordo, ma va pensato come una riproposizione del testo qui e ora. Cioè non è un Leopardi che si legge sui libri di scuola, ma è un Leopardi che io applico su quest'opera e che ridiventa in questo modo presente. Vestire di immagini, di elementi eterogenei, anche di immagini elettroniche, di schermi, non è una cosa nuova o che appartiene alla possibile contemporaneità, all'idea di installazione. È un qualche cosa che viene dall'antico. Noi siamo abituati a vedere le sculture, l'arte nei musei, ferme, decontestualizzate, immobili. Il vestire la scultura in particolare, più che la pittura, era qualcosa di comune. Questa, che è Il guerriero di Capestrano, un'opera straordinaria della cultura italiana, italiota, no? E è un'immagine di guerra. E quest'altra, questo rilievo etrusco con questi due personaggi che sono Eteocle e Polinice, due fratelli che si uccidono reciprocamente. Al centro la figura alata della vendetta. La scultura si chiama Tre tavole, protesis. Le tre tavole sono questa di base, questo grande piano di base, questa che è una tavola a croce verticale, a croce nel senso che può muoversi longitudinalmente e verticalmente. E verticalmente, e quest'altra che è una tavola inclinabile, ritorna il discorso del piano inclinato e della costante, perché se il piano è la struttura fondamentale di fondamento della scultura, il piano inclinato è quello che permette di entrare nello spazio, di entrare nella materia. La tavola più grande di base ha le misure del mio corpo disteso, ecco perché nel titolo c'è la parola protesis. Questa scultura è a metà degli anni 70, lavoravo a questo lavoro nel tempo del rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro. I'll tell you what I'm going to do about it. I have a plan to preserve human life on this planet. I hope you will join with me in carrying it out. The Society to Save Civilization was set up.
magari facciamo.